Oggi in via Novelli è arrivata, è venuta a trovarci Miriam Candurro! Miriam! Prego, Miriam. Ciao! Ciao ragazzi! Oh che garbo! Oh che comodità! Oh che comodità! Oh che comodità, beata te! Oh. Non possono dire lo stesso ai nostri ragazzi perché hanno dei grossi problemi, vero? Abbiamo dei com'è comodo il posto, che poi hanno anche i cuscini, eh! C'è una ragazza in particolare, Miriam, che è un po' sofferente, è vicino alla nostra Roberta. Roberta fa la cameraman, ha imparato, arriva il lunedì, il venerdì sa fare tutto. Perfetto. La cameraman. Vicino a Roberta, chi abbiamo? Proprio te che fai i guardi di là. Proprio, come ti chiami tu da bel sorriso? Arianna. Arianna, vero che sono scopa? Perché ogni volta che ci fermiamo... Abbastanza. L'hai visto, tu hai visto Miriam già prima di persona? Hai visto qualche social card di fatto oppure no, Arianna? No, però ad esempio avevo visto già il lavoro che stavano facendo e quindi... Ah, è già smirciato. Sì. Allora ti conosciamo insieme, grazie mille Arianna. Puoi tornare a soffrire in silenzio. Miriam, grazie mille per aver partecipato. Io sono stato un po' scortese e non ti ho presentato loro. Anche perché le ho di spalle. Hai le spalle, scusate, però. Scusate, ragazzi. Sono i ragazzi e le ragazze del Lussana di Bergamo. Lussana. Sì. Sono veramente in gamba, posso dirlo. Non lo dico di tutti, vero Paolo? Non lo dico di tutti? No, assolutamente. Però non lo sono di più. No, sono proprio in gamba, diciamo, sono proprio. Hanno molta empatia, questo non lo dico di tutti, cioè sanno... Che hanno molta empatia? Sì, no, non lo dici di tutti. Non lo... Vabbè, l'ho detto delle ultime 14 generazioni di studenti, ma loro hanno preparato una social car per te, la vediamo insieme, sei pronta? Sei un po' preoccupata? Mi devo preoccupare, cambiamo la domanda, ribaltola. Come ti vedono i social, o meglio, come ti vedono gli altri attraverso i social che usi? Tu li usi? Io li uso, sono una di quelli che insomma è molto attiva, mi piace molto, perché mi piace avere il contatto con le persone che mi scrivono. Ma proprio... sai come gli altri, cosa guardano gli altri di te? Cosa capiscono gli altri? Cosa percepiscono? Lo vediamo insieme, vai! Miriam Candurro è nata a Napoli il 10 ottobre del 1980. Nel mezzo del cammin dei suoi studi classici, l'amore ha bussato alle porte della sua vita. Trovare il marito Mauro è stato l'inizio di un'esistenza all'insegna di abbracci e cocktails esclusivi. La bella attrice ha sfondato la televisione con la fiction Un posto al sole e la letteratura con Vorrei che fosse già domani. La sua indole poetica non c'è infatti nascosta. Sui social non esita a mostrare la sua interiorità con foto e frasi toccanti rivolte a tutto ciò che ama. Napoli, la città delle sue origini e delle sue passioni, il cibo, con un occhio di riguardo ai suoi adorati pan di stelle, i viaggi, dei quali troviamo professionali scatti sardi e suggestivi paesaggi innevati, birra lovers, micini e mostriciattoli molto golosi, ed ovviamente se stessa, per cui nutre un'ammirazione non indifferente. Azione non indifferente, la proviamo anche noi. Come ti sei vista? Come... Ma sì, è vero. È veramente quello che un po' sento che traspare dai miei social, e quindi è reale questa, diciamo, questa analisi che è stata fatta. No, non mi ha spiazzato, mi ha divertito la frase finale. Perché io sono un famosissimo brutto anatroccolo. Sono di quelle che fino ai 16 proprio. Non ti fidava nessuno proprio. Ma proprio niente, cioè veramente proprio... Eri tipo Filippo. È vera quella roba perché... Era tipo te fino a 16 anni, poi hai trovato Roberta, ma prima non ti fidava nessuno. Quindi è vero che un po' mi compiaccio di questa cosa perché mi ha stupito prima me. Il fatto che ma ancora adesso mi stupisce il fatto che le persone mi possano dire che bella che sei. Ma quando sei così non apprezzi di più, nel senso, se sei bella da piccola sempre, come Shirley Temple, come bambine, tutti sei abituato, sei un po' snob. Se invece da piccolo non ti guarda nessuno e poi invece
diventi una bella ragazza, dico, però... Ma non ci credi neanche tanto, cioè nel senso, voglio dire, poi i social forse in questo hanno aiutato, perché avendo poi continui apprezzamenti, a differenza, diciamo, prima quando non esistevano i social, e voi immagino che non sappiate cosa succedeva. Esatto, potete parlare anche... C'è stata un'era prima di questa dove i social non esistevano e non è che avevi complimenti quotidianamente, adesso con i social basta mettere una foto e te ne vengono su giù 100.000, no? E un po' ci inizi a credere, ma voglio dire, veramente continuavo e ho continuato per tanto tempo a credere poco al fatto che io potessi essere... Parliamo di quella fase lì, non della fase quando si parla, ma quando prima dei 16 anni, perciò... La fase prima dei 16 anni è un disastro. Cioè ti sentivi proprio anche nel senso un po' scuro, oppure... Allora, io ero la ragazzina secchiona, bruttarella, l'amica di quelle fighe. Ah, questa okay. Eri tu. Quindi ero quella che di quelli fatto qui, ragazzi. No, ma in realtà vedi, poi l'ho vissuta sempre in maniera molto, diciamo, sì, mi dispiaceva questa situazione, ma non avevo voglia di rivalsa, quindi non c'è stata poi la cosa. Quella fregato. Roba là. C'è stato l'accettare il cambiamento, essendo contenta, voglio dire, del cambiamento, però io ero quella con cui i ragazzi uscivano per arrivare all'amica o alle amiche. E quindi mi innamoravo del ragazzo di turno, arrivavamo sotto casa, io no, te ne racconto questo, cioè avevo il registratore, c'è stato un periodo in cui noi usavamo ancora i registratori, quelli portatili, una mia amica innamorata, pazza di questo ragazzo, mi dice ti metti questo registratore nella borsa, registri la vostra conversazione da scuola a casa, io ero convinta che questo ragazzo era venuto a prendere me a scuola perché era innamorato di me e invece la mia amica aveva ragione, era innamorato di lei e quindi sotto il palazzo mi dà il numero di Valentina. Ma quanto tempo sei stata poi in psicoterapia? Per no, non ci sono andata. Andata via tranquilla. Paolo, cosa volevi dire? Volevo sapere se ci dici il nome della tua amica. Perché, sei la più bella di Miriam, tanto. Ma era un po', perché faccio riferimento perché abbiamo scoperto che abbiamo una coppia qua, abbiamo Filippo e Roberta, che sono due classi differenti ma si conoscono, però c'era Samuele che è un po' la Miriam di allora, cioè Samuele ha fatto da tramite con voi, e poi perciò c'erano questi dinamiche cupido. Sono più o meno sempre le stesse, magari non sono parlate, sono messaggiate, però le dinamiche probabilmente cambiano. Mi auguro siano quelle sempre, perché sono quelle che e le prime quando sei sbocciata quando sei resa consapevole? Ma guarda, io non vorrei sembrare, cioè, però io la consapevolezza reale, diciamo, di una potenzialità estetica l'ho avuta veramente molto tardi. Ti dico questa e te ne faccio un esempio. Dopo il mio primo film, girato, quindi già fatto, che era Certi Bambini, io ho lasciato la mia agente dell'epoca perché quando chiamava i produttori, capitava che chiamasse davanti a me, diceva è una ragazza bellissima. Io dicevo, ma io arrivo là e questi si aspettano chissà chi. Arrivo cosa? Io e dice, ma la ragazza bellissima che doveva arrivare chi è? Quindi, lei ovviamente mi vendeva in maniera poi più, però già il fatto di metterla sul piano estetico a me... mi metteva un'ansia perché non mi sentivo così, quindi io ci sono arrivata veramente molto tardi, ma forse non vorrei dire sciocchezze, ma veramente quasi, forse dopo la maternità ho fatto pace con la mia estetica. Sì, ma perciò, non... Quando sei stata? Quando sei diventata mamma? Io a 30, 29 e 30. Ah, caspita, già, perciò... Sì, però voglio dire, non che prima la vivessi male, chiaro, no? C'è stata la fase iniziale adolescenziale in cui l'ho vissuta male, poi... mi sono tranquillizzata anche perché ero fidanzata, quindi ero contenta. Quanti fidanzati hai avuto prima? Uno solo? No, fidanzatini vari, ma il grande amore è uno. Uno è lui. È lui. Ma invece mi hai detto una parola secchiona. Sì. Visto che siamo in un ambiente un po' scolastico. Chi è secchiona qua? Della N? Chi è la secchiona proprio? Arianna? Sei tu? Chi è la secchiona? È Arianna? È Arianna sempre. Arianna, oggi ti abbiamo beccato la puntata. Sei tu la secchiona? Beh, non lo sai come Miriam, non sa di essere bella, d'accordo. Qual è la tua materia preferita, però? Forse scienze. Forse scienze, ne sai tanto, ne sai. E della U invece chi è? C'è un uomo, diamo il microfono. Come ti chiami tu? Alessandro. Alessandro, tu che media voto hai? 8,5. Ah, bene, 8,5 io per me mi sveglio al mattino, è l'unica volta che prendevo, perché prima non conosco altre. Sopra il 6, 6,5. Paolo, però non sempre quelli bravi. Mi hai insegnato tu che non sempre quelli bravi fanno carriera. Quelli bravi sono bravi, però
può succedere che la bravura scolastica non corrisponda con la bravura lavorativa, nel senso che state tranquilli, anche se non andate benissimo a scuola potete trovare un contesto in cui altre capacità che magari a scuola non vengono così valorizzate possono avere invece un grande valore. Quindi non disperate se fate fatica a scuola, perché la strada grazie è ancora lunga. Grazie anche per Arianna, mi raccomando non sedetevi sugli allori, dovete avere anche altre facoltà. Perciò tu eri secchiona perché? Cioè era proprio, ti piaceva? Che scuola facevi? Il liceo classico? Sì, ho fatto il liceo classico e poi ho fatto lettere classiche all'università, quindi diciamo voglio dire... Lettere classiche. Sì, mi sono laureata, che avevo già iniziato a lavorare, e comunque in tempo e con 110 lode, quindi voglio dire la secchionaggine inside proprio è rimasta. Però era... ma la sentivo l'unica certezza in quel momento, nel periodo diciamo di follia adolescenziale, l'unica cosa certa che avevo era lo studio. Perché era qual lì, è la tua materia preferita? Il liceo classico, loro fanno scienza peccato e non sanno il latino. Il greco. Il greco, greco era quello che amavo di più, perché era proprio una... Il greco, anche te? Sì, c'è tranquillo che non lo ricordo più nemmeno io, quindi, perché poi però, quando non lo pratichi... La lingua dei filosofi poi sì, perciò, sì, questa sì, è una lingua meravigliosa, è una lingua meravigliosa, poi insomma... E, però ecco, quella era veramente l'unica certezza che avevo in quel periodo e studiavo. Poi diciamo è vera questa cosa che i più bravi non sempre fanno, perché poi in una classe diciamo dove c'era un grande divario, cioè eravamo 5-6 molto bravi e poi c'erano diciamo ragazzi che faticavano e arrancavano, sono quelli che poi professionalmente sono diventati, cioè dei veramente hanno fatto una svolta professionale pazzesca, sia all'università che nel lavoro. Incredibile. Bisogna essere svegli, che è un altro termine, quello sveglio. Bravo, poi sì, bisogna compilare, unire i puntini, insomma, sì, per capire cosa significa. E invece del lavoro mi interessa una parte. Tu cosa hai fatto? Hai fatto lettere, poi hai cercato un lavoro, oppure facevi già, non so, la modella? Io ho iniziato a lavoricchiare durante l'università perché una ragazza che ho conosciuto, che è stata proprio, mi ha accompagnato per pochi giorni, cioè veramente è stata una conoscenza che poi è andata via, quindi proprio quelle cose casuali del destino, mi fa: ma scusami, ma hai mai pensato di fare la modella? No. Cioè, ma come, sei così magra, sei alta, hai un bisogno, ma perché non lo fai? Che magra, ti ha detto. Ero magra, non sì. Non così bella, sei no, così magra. No, magra, perché figurati. Allora, il valore aggiunto, no? In quel periodo, ma ancora adesso per le modelle purtroppo continua ad essere il valore aggiunto, anche se forse qualcosa sta cambiando. Riesci a restare magra oppure devi far fatica tu? No, io fisico. No, diciamo, faccio attenzione, ma quel periodo in cui ho avuto i bimbi e anche dopo mi sono molto rilassata. Voglio dire, lo vivo in maniera rilassata, cioè il periodo in cui ho voglia di mangiare, mangio. Poi se ho un lavoro e so che devo rientrare un attimo, faccio attenzione, ma non è una mia... Non è una tua fissa? No, perché... La tua amica ti ha accompagnato, cioè ti ha detto... La mia amica mi tu? Ha detto questa cosa, cioè guarda, ti do questo numero, c'è cioè questa persona, e io... Così, ma veramente proprio per una mia curiosità l'ho fatto e ho iniziato a lavorare come modella. Ero fotomodella, quindi non avevo, diciamo, ero all'altezza minima per le sfilate, quindi facevo poche sfilate ma molti servizi fotografici. E il caso ha voluto che una delle agenzie che aveva le mie foto mi chiama per un provino per un film, che ci sarebbe stato di lì a poco a Napoli, ma per un ruolo minore, stiamo parlando di veramente comparse con due battute. E io vado a fare il provino, all'epoca studiavo all'università, quindi avevo una forte memoria. Loro prima di entrare mi danno queste due pagine di battute della protagonista. Questo è un provino, voi lo sapete, avete già fatto dei provini voi, no? Non è come immaginate, perché mi rendo conto che c'è un'idea completamente sbagliata. Il provino funziona in questo modo, c'è una casting, che è una figura professionale che è quella che collega il regista agli attori, cioè che legge il film o la serie per la prima volta e dice: ah, questo ruolo, allora per questo ruolo mi serve un ragazzo di questo tipo, in questo modo, eccetera. Manda le richieste alle varie agenzie e le agenzie di attori le rispondono con le foto dei loro attori che possono rispondere a quel personaggio. La casting fa una prima scrematura e poi chiama gli attori che secondo lei possono andare bene per quel personaggio. Li chiama e manda loro con la convocazione, con il giorno, la data e tutto e l'ora, anche le pagine da studiare. Tu studi la scena, che spesso è estrapolata ed è completamente avulsa da qualsiasi logica, per cui veramente ti dici ok, qualche volta quando sei fortunato hai un profilo del personaggio che ti può aiutare, e studi il provino e vai a questo incontro in cui c'è una telecamera fissa su di te,
Nella migliore ipotesi c'è un attore che ti dà le battute, nella peggiore la stessa casting dietro la telecamera che te le dà e ti devi inventare qualsiasi cosa perché non c'è nulla e fai la scena. Arrivederci, grazie. Dopo una settimana, due settimane, in base al progetto, vieni chiamata per un callback, cioè per rifare quella scena o altre scene, magari con l'attore che è stato già scelto per il ruolo del protagonista o comunque con delle aggiunte in più. Fai questo callback e nel frattempo chiaramente la rosa dei candidati si stringe. E poi alla fine vieni chiamata, sei stata scelta. Quando hanno chiamato? Quando ti è stata chiamata? Hanno messo un bel po', perché ho fatto questo provino per un ruolo minore, mi chiamano dopo un mese e mi fanno, guarda, c'è un problema. Allora, i registi hanno visto il tuo provino, la protagonista la stanno cercando su Roma perché la stanno cercando tra le attrici, però gli sei piaciuta proprio tanto, ti vorrebbero rivedere. Io nel frattempo avevo letto il libro di quel film e c'erano un sacco di scene in particolari. Cioè, particolari come? Nel libro veniva raccontata una scena di sesso in un pulmino in cui lei veniva, insomma... E io dico, oddio, aspetta, fermi tutti, io non ci ho mai pensato di fare l'attrice, non voglio fare questa roba. Quindi io dico alla casting, dico, guarda, nel frattempo ho letto il libro, io non me la sento, cioè mi dispiace, io non pensavo di essere, diciamo, in corsa per la protagonista, di loro che mi dispiace. Lei mi richiama e mi fa, guarda, no, senti, i registi ti vogliono rivedere lo stesso, vieni, poi ne parli con loro. Quindi io sono entrata mortificatissima. Di solito il destino non apre mai la porta, no. Invece lì tu proprio continuavi a richiudere, continuavi a entrare, sì, la spalancata. Sì, ma è stato sempre così con questo lavoro. E allora, e quindi sono arrivata e ho detto, perdonatemi, scusate, mortificatissima, io non voglio fare l'attrice, non sono un'attrice, forse non dovevo fare neanche il provino, quindi... E loro fanno, e mi ricordo che erano due registi gemelli, uno dei due apre la sceneggiatura e fa, ma qual è il problema? È questa? E toglie questa scena, è quest'altra, e le strappa, fisicamente le strappa dalla sceneggiatura. Fa, adesso lo fai sto provino e non rompi le palle? Così, va bene. Quindi faccio questo provino e in realtà quello è il primo di 8 provini per quel film. E alla fine, quando ero convinta, e poi nel frattempo mi affezionava l'idea, perché fai il provino la prima volta e dici, va, vabbè. La seconda, la terza, la quarta, poi inizi a vedere il cast che si inizia a formare attorno a te e senti che stai andando avanti e quindi il provino successivo lo fai nel luogo dove dovremmo girare e poi lo fai con i vestiti e fai le prove costumi, cioè fai delle cose, trucco, inizi poi veramente, ci inizi a credere. Io ricordo che ero sul letto, non c'erano i cellulari ragazzi all'epoca, cioè c'erano ma non venivano usati come adesso, stiamo parlando del 2003, quindi c'erano ma erano ancora proprio, insomma, un di più. Avevo 23 anni, ero sul letto. Facevo finta di riposare, ma in realtà mi stavo distruggendo per questa cosa che la telefonata non era arrivata, perché sapevo che il film iniziava il giorno dopo. Mi arriva mi squilla il telefono di casa, rispondo e dall'altra parte la casting mi fa Caterina, che era il nome della protagonista. E lì sono... Hai piatto? Cioè, sì. Oddio, mi ha fatto piangere anche a me. Lì ho pianto ed è stato l'inizio di un percorso inaspettato e meraviglioso. Ricordiamo per chi non l'avesse visto che film... Si chiama Certi Bambini, ed è il primo film sulla Camorra raccontata in quel modo prima di Gomorra. Ed è un film che ha vinto tre Davide Donatello. Prima che Saviano fosse Saviano. Cioè sì, proprio un paio d'anni prima di Saviano, della sua esistenza, diciamo, mediatica. Ed è un film che ha vinto tre Davide Donatello, ha vinto l'Oscar europeo, ce l'ha consegnato Almodovar. Cioè, quelle cose che tu dici non ci posso credere, ma una serie di festival fantastici in tutto il mondo. E quindi è stato il destino, proprio non è che l'ha spalancata la porta, proprio sfondato i muri. Miriam, parlami un attimo proprio anche al di là delle scene, poi le girate quelle scene lì? No, alla fine abbiamo girato una versione e io non e che poi mi sono resa conto girando che era veramente, cioè, una cosa fintissima. E loro per tranquillizzarmi mi fanno vieni a vedere. Io vedo e oddio, vedo la mia faccia, cioè lì, no, così faccio. Non ci dormo per tutta la notte, la mattina dopo mi sveglio e dico no, glielo devo dire. Vado e faccio, sentite, allora, io l'idea che i miei genitori possano vedere sul grande schermo la mia faccia mentre faccio sesso con uno, anche se non si vede niente, se non la mia faccia, io mi sento male. Quindi ve lo dico. E loro la sera, in coda la giornata, mi hanno fatto rifare quella scena dove non mi si vedeva in viso, dove si vedeva solo questa mano che si poggiava sul... un po' alla Titanic. Questa mano che si poggiava sul vetro e questo inizio di rapporto, ma non si vedeva più niente. Quindi genitori sono stati salvi. I miei genitori sono stati salvi, ma devo dire anche io, perché mi sarei veramente imbarazzata. E su quel tema invece, la Camorra, visto che tu sei di Napoli, di queste parti, noi viviamo un'altra realtà non esente da criminalità organizzata, perché poi ora la chiamiamo in diversi modi, ma è il crimine organizzato.
Tu invece ci hai mai pensato, hai mai... Ma non puoi non pensarci, cioè vivi in una città dove comunque la senti. La sentivo di più prima, nel senso che c'è stato secondo me uno switch nella nostra città intorno al 2013-2014, cioè nel senso intorno a quel periodo, dal 2010 in poi, la città è cambiata. E da che certi comportamenti venivano tollerati, ne dico uno, ma per me già camorra è quello, andare in due sul motorino senza casco, perché significa che se tu non metti il casco è perché hai una regola diversa da quelle che sono le regole normali. Già dal 2010 in poi la mia città ha fatto un cambiamento diciamo veramente forte. Però prima sì, tu la vivevi nel senso che la percepivi nell'aria, percepivi un senso di non regole, un senso di non pericolo, ma comunque sapevi che c'erano delle persone di un certo tipo che magari facevano, sapevi che appartenevano a certe cose, quindi evitavi certi posti, evitavi certe cose. E ti sembrava la normalità. Adesso capisci che non è la normalità. Sai che Mira, mi conforta quello che dici, perché di solito siamo abituati a pensare che nulla cambia, anzi di solito la vulgata va sempre peggio. Invece no. Quello che mi dici, cioè se c'è questa percezione che si può comunque migliorare, può cambiare, questa è una buona cosa. Ma sai, io credo poi, andando in giro, insomma ho girato parecchio il mondo e mi sono resa conto che cioè ogni città, ogni metropoli ha una zona, delle zone comunque borderline, no? Dove mentre prima era Napoli la sentivi tutta. In pericolo, ecco. Adesso ci sono dei quartieri che sono rimasti un po' più, diciamo, indietro, ma Napoli va avanti, è cresciuta tantissimo, cioè è veramente un'altra città. Un'altra città. Sì. Hai visto, ti hai detto di Gomorra prima, no? Mm-hmm. Tu l'hai guardata la serie, sì, ti è piaciuta? Cioè, allora, io l'ho vista. Potresti fare anche la critica televisiva o la critica cinematografica? No, la faccio per il adesso ti racconto. No, allora il film Gomorra era veramente fatto molto bene, cioè, insomma, era tratto dal libro, quindi era veramente un cast straordinario, eccetera. La serie mi è piaciuta moltissimo, la prima stagione in particolare, perché l'ho trovata un'idea malvagiamente geniale, cioè nel senso è la prima volta che tu vedi una serie italiana dove non si racconta del bene, non c'è il bene, non c'è mai. Perché l'idea era quella, ho letto di Saviano, quella di non mitizzare, sì. Perciò i personaggi comunque anche quelli che sembrano, fai il tifo, perché si fa sempre il tifo per un personaggio, ma lo fai. Però poi alla fine è un cattivo anche quello, sono anche tutti se cattivi. Poi l'hai mitizzati, perché poi caro Saviano, raccontare di un Gianni Savastano e di un immortale, che proprio poi immortale non è, ma non si è ben capita questa cosa, diciamo, alla fine lo mitizzi, quindi c'è stato, purtroppo abbiamo avuto a Napoli un'onda di ritorno dove c'erano delle imitazioni, no? Perciò diciamo che lo scopo iniziale, che poteva essere giusto teoricamente, magari nella prima stagione, nelle prime puntate, diciamo, prima 8 puntate c'era, perché effettivamente ti spiazzava, poi però quell'effetto lì, Saviano è stato travolto. Io ti dico una cosa, la dico qui oggi e non ho assolutamente idea di quello che sarà l'ultima stagione, la stagione conclusiva di Gomorra, ma se Saviano è quello che io conosco e che stimo come giornalista, la quinta stagione di Gomorra si deve chiudere con degli arresti. Cioè deve dare una chiusura che sia una chiusura positiva a una serie. Allora lì si giustificano 4 serie di cattivi. Una quinta stagione, già nella quarta, se hai visto ci sono state delle retate, hai visto la polizia per la prima volta, cosa che non succedeva nelle altre. Io mi auguro e ci credo da napoletana che la quinta stagione sia la disdetta e la fine di questa. Non la conosco, non conosco la sceneggiatura. Ma la conosci Saviano, ci hai parlato. Sì, lo conosco perché il periodo in cui è uscito Certi Bambini ed è uscito il suo Gomorra, ci siamo spesso sentiti, perché lui poi ha avuto questa ondata di popolarità. Sì, popolarità, ma anche vive sotto scorta però. Sì, vive sotto scorta, all'epoca era in Spagna quando ci siamo parlati, ci siamo scritti per un po' su Facebook. Lui mi aveva scritto perché aveva visto Certi Bambini, io avevo letto il libro, quindi ci siamo sentiti un po'. Ed era la sensazione che avevi di un ragazzo assolutamente travolto dagli eventi, cioè che non si aspettava questa attenzione nei suoi confronti. È dovuto crescere in fretta, ha dovuto scegliere di fare delle scelte e magari ha smesso di vivere, ha fatto una vita completamente diversa. E poi certo col tempo si è politicizzato, è cresciuto anche, però queste sono scelte, insomma, voglio dire, di vita, però ti dico che è una persona che secondo me all'epoca mi dava la sensazione di essere stato travolto completamente dalla situazione. Mira, che bella cosa che mi ha raccontato con questa pulizia, poi con cui riesce a parlare di argomenti così tragici e così delicati, però con questo appunto
questa limpidezza e ti fa onore, voglio riconoscertelo. Sì, i ragazzi hanno preparato però delle domande e ad esempio il tuo luogo preferito a Napoli, qual è il tuo luogo, c'è un luogo del cuore? Allora, questa è una bella domanda, allora, infatti, ragazzi, c'è un posto in particolare che quando ci passo, io lo faccio spesso perché ci passo con l'auto e sono con i bimbi in macchina, tutte le volte faccio sempre bimbi guardate là, ed è in particolare l'angolo di questa rotonda che si chiama Madre Teresa di Calcutta, cioè la discesa di Via Tasso, cioè Via Tasso, cioè questa rotonda, poi di qua si va verso Via Agnello Falcone Vomero e se continui Via Tasso scendi verso il centro. In quella rotonda credo ci sia, si apre un panorama quando, mentre stai scendendo non te l'aspetti, quindi arrivi giù a Via Tasso, inizia la rotonda e davanti a te c'è il Vesuvio e tutto il panorama di Napoli, ma è il modo in cui ci arrivi che ti... perché non te l'aspetti. Mi ha fatto sentire... anche a me adesso, mi sembrava che sono qui a Bergamo, mi sembra già... No, Paolo, non hai visto un po' il apre, e quello è un posto che amo perché mi prende il cuore e non mi ci abituo, si non vede. Riesco ad abituarmi, eppure ci passo quasi... L'altra... No, pensavo, Paolo, anche te non è che ti sei aperto un po' il Vesuvio. Se puoi ridirmi l'indirizzo preciso, te lo segno. Allora, guarda, largo Madre Teresa di Calcutta. Che lo cerchi innanzitutto su Google Maps, che magari riesco già ad andare a vederlo. Vai. E poi andremo... E poi andremo col motrino in due, però col casco. Largo, però col casco, ragazzi. Perché sennò adesso ti mettono in galera. Ultima cosa sulla sport, il cinema e sulla tua carriera, poi l'ultima parte la voglio dedicare alla famiglia, ma sulla carriera, Un posto al sole, che è la fiction che ti ha resa più celebre, ci vuoi parlare anche dietro le quinte, come è avvenuto, un po' di... Allora, su Un posto al sole ho un aneddoto molto divertente. Come se la ghigna, però, mi piace quando... Oh, che sorriso! Sì, no, perché, allora, io, Vittoria e Fabrizio sono nati con un anno di distanza, un anno e cinque mesi. Sono i tuoi figli? I miei figli. Quando è nata Vittoria ho capito che sarebbe stato complicato continuare a fare l'attrice, ma anche perché all'epoca non c'erano tutte queste produzioni a Napoli c'era solo Un posto al sole. E che quindi spostarmi, andare a Roma, ma spesso io ho girato in Messico, ho girato in Tunisia, sono girato il mondo, quindi voglio dire, con una bambina come si fa? Però sai, dice, vabbè, è una. Quando ho scoperto di aspettare Fabrizio, e è nato Fabrizio, io ho detto, va bene, penso che dovrò cambiare mestiere. Perché portarsene uno sul set è una cosa, portarsene due è proprio complicato. E ricordo, ma lo ricordo come se fosse ora, che ho pensato, certo, l'unica cosa potrebbe essere Un posto al sole. Un paio di mesi dopo mi chiamano dicendomi che c'era un ruolo e che avevano pensato a me. E lì dici... Ma tu non hai detto al tuo agente? No, non gliene avevo parlato. No, ma poi voglio dire, anche se lo dici al tuo agente, ma dall'altra parte non hanno scritto nulla. No, è quello, però è proprio... E ora conoscendolo so che è Un posto al sole, quando scrive un personaggio lo scrive 7, 8, 9 mesi prima. Quindi voglio dire... C'era destino anche in quel... No, ma io lo vedo sempre, cioè vedo una mano che muove le fila della mia vita. Quando la mano ti porterà a prendere l'Oscar, ci porterà con te. Non si sa mai, magari la mano, ricordi del Lussana? Lasciamo stare, no. Michele, cioè non è che devi guardare la borsa di tua mamma a Orio, lì poi... No, ci tieni... Possiamo dare il microfono a Michele così stemperiamo la parte? Michele, tu che sei un po' il mio trait d'union qui, che è il capo applausi, Michele, quando c'è un applauso parte, ti vedevo attento. Come ti sembra, Miriam? Fai bella figura, però. Come ti sembra? Cioè, vabbè, da quello che ha detto, io ho origini napoletane, quindi vabbè, posso capirla. Ma dai, hai origini napoletane? Mia mamma. Tua mamma? Un po' di gente in questa classe ce l'ha, non sono no, io. No, chi abbiamo di Napoli? No, tu hai già la classe napoletana qui. Vabbè, il bomero. Io voglio proprio dal dialetto qui, oh. Allora, comincia velocemente, questo è il caramba, vedi? Tua mamma, la mamma di Michele, che si chiama? Rossella. Rossella, cosa fa da mangiare Rossella? Perché io non so, associo questa cosa. Qual è la cosa che fa meglio da mangiare Rossella? Vabbè. Casuccelli. La pastiera. La pastiera, è già la pastiera. All'inizio di la pastina, pensavo, meno male la pastiera. Andiamo su, chi altro? Andrea. Tu chi hai? Io sono proprio io napoletano. Ah, proprio napoletano? Non è che sei parente anche di Mire, no? Non penso. Ma e sei da quanto a Bergamo? Allora, Bergamo da 8 anni. Si sente che sei già comunque bergamasco. Sì, ma perché ho anche vissuto in Emilia Romagna. A Napoli ci ho vissuto 2 anni. Ah, 2 anni, all'inizio proprio. Sì. Sei nato lì. Come si chiamano i tuoi genitori? Marilena e Luciano.
E lui dice, allora sono di Napoli proprio oppure erano sì. a Napoli per la... No, sono proprio napoletani. Beh, allora bene, vedi che sei in buona compagnia. Ultima, chi abbiamo qui? A due ancora? Eh no, due, facciamo di tutto, perché caspita, qua è orgoglio partenopeo. Vai. Allora, io ho mio padre che è di Pozzuoli. Ah. Poi io ho il cognome proprio, io mi chiamo Capuano. Capuano, Tommaso Capuano! Tu sei da posto al sole, no? Si capisce è Capuano! Mannaggia, grazie Tommaso, salutici. Come si chiamano i tuoi, tuo padre proprio? Mio padre si chiama Domenico. Ah, Domenico, sai che è Ciro, si chiama Ciro Capuano. Poi abbiamo, ultimo, last but not least. Mattia. Mattia. Tutti i miei parenti sono napoletani praticamente. Caspita. E ci torni ogni tanto, sei mai andato a Napoli, ci torni, sì, vai? Sì, sì, ci sono andato. Mi raccomando, perché c'è una rotonda, una rotatoria, si chiama Madre Teresa Calcutta, esci da via Tasso. Oddio. Poi lì tu guardi, c'è una vista, baci. Quella ma, non lo so, ma c'è andrò. Ma baci, che lì è il posto quello di Napoli. Prima, dopo facciamo in conclusione con la tua famiglia, però noi chiediamo sempre ai nostri ospiti, cresce chi impara, puntini puntini, tu come la finisci questa frase? Cresce chi impara a ripartire da zero. Perché c'è sempre il momento della vita in cui capisci di aver fatto una serie di errori per cui non puoi recuperare, quindi azzeri tutto e ricominci. Chiudiamo con gli affetti allora. Abbiamo visto che parli, c'è molto poco tuo marito su Instagram, c'è una tutela molto forte mi sembra della tua diciamo famiglia. Sì, allora c'è una tutela sua, diciamo lui fa un lavoro comunque diverso dal mio perché è un avvocato. È un avvocato. È un avvocato penalista. E quindi comunque non ha voglia e in questo è condivisibile certo, diciamo, di esporsi perché mostra. Comunque il suo lavoro è un altro e quindi pubblico quando lui mi dice che dice questa ti piace la vuoi pubblicare quando non sono io a chiedergli quando è lui che propone facciamo una foto quindi è una mediazione perché mi sembra una questione di correttezza ma considera che anche con i bimbi io non avevo mai pubblicato loro in viso fino a poco fa però è successa una cosa assurda che facevo attenzione a non pubblicarli e un giorno i miei figli mi chiedono mamma ma tu non pubblichi il nostro viso perché siamo brutti. E ho detto no bimbi ma cosa? No io lo faccio, cioè evito di pubblicarvi per tutelare, se a voi fa piacere lo faccio, cioè voglio dire che senso, e questa percezione di non essere online perché poi tu lo sapevi è una cosa gravissima, sentirsi brutti perché... è una cosa gravissima anche perché uno non lo sono ma io voglio dire poi bisogna capire, una cosa è la sensazione di essere brutti, una cosa la bruttezza ma veramente ma... cioè di che stiamo parlando? Allora non l'hai pubblicato. E quindi ho detto ragazzi se a voi va, bimbi se a voi va... cioè a me non è per me non è un problema e quindi è diventato un pubblica però non mi va di mettere continuamente loro perché comunque fa parte del mio privato e Instagram comunque per piacere o per lavoro resta comunque una cosa a parte. E tuo marito non è un tipo geloso così? Tu fai un mestiere un po' particolare, insomma, bella donna e tutto il resto, giri, come ve la giocate? Ma ce la giochiamo cercando di essere abbastanza equilibrati nella gelosia, nel senso che lui è geloso perché lo è, ma è geloso nei limiti di quello che può essere geloso un compagno di un'attrice. Sì, perfetto. Quindi ci sono delle cose che so che gli danno fastidio, che non faccio, che non giro, rifiuto dei film dove ci sono delle scene forti di magari di sesso, perché capita di chiaramente, nudo. Di nudo no. E cerco comunque di limitare anche quello che diciamo da far cose che so che possano non dargli fastidio. Adesso si sta creando il problema con i bimbi perché prima o poi succederà che saranno anche loro, cioè i miei figli se vedono un po' star sole vedono che bacio Michelangelo, Filippo, fanno mamma, cioè come se mamma ma che fa? Quindi però chiaramente poi a loro è una cosa che prima o poi si dovranno abituare. È vero che quando sei attrice, attore, non, cioè baciare la stessa... Non... Ma è un'azione come dire, anzi è più difficile dare uno schiaffo che un bacio. Però io preferisco il bacio. Se però credimi, poi è come se adesso io... cioè c'è tanta di quella gente sul set, no? Ed è una... è veramente fa parte delle azioni da fare in quel momento. Non ci pensi proprio. Non ci pensi proprio. Perciò Paolo non ti bacerò tranquillo. Non abbiamo esigenze di copione. Grazie mille. Ti ringrazio di cuore per questa affermazione. La presenza di Elena potevamo dire la redazione, capito? O Mattia con tutta la sua barba ispida. Miriam, davvero grazie per essere stata con noi. Davvero grazie per come... hai saputo comunque parlare col cuore in mano, in questo caso senza, credo che hai capito lo spirito, no? Vedo che l'attenzione che hanno avuto anche loro. Abbiamo anche Michelle che è la donna delle serie TV, tu hai posto solo, l'hai vista Michelle?
No, devi cominciare a guardarla un po' sta al sole. Adesso che è una quotidiana, quindi c'è una volta che attacchi è finita. Perché cioè. Non ce la, non puoi più lasciarlo. Non puoi più lasciare un posto al sole. E che serie vedi? Ah, qual è la tua preferita? Allora, hai tempo? Quanto no, hai no, tempo? Dimmi la tua preferita. Vediamo, la tua preferita. Non ho proprio una serie preferita, però no, seguo no, molto Grey's Dimmene Anatomy. Una che... Grey's Anatomy. Se vuoi, Emma, vuoi okay. qualsiasi domanda. Ma quindi Emma. Sei una, cioè, sei una vintage, cioè nel senso, voglio dire, Grey's Anatomy non è una, sì, una serie... Sì, 2005, sì. Ah. No, però cioè, la sedicesima stagione va in onda ora. Sì, lo so, però voglio dire... è cominciata. Emma... che è a fianco, ogni volta che comincia la serie, cioè la sedicesima stagione, lei si rivede tutte dall'inizio. Le 16. Quando è cominciata la quindicesima, se le riviste comunque sì. tutte. Perciò, se vuoi qualsiasi domanda, sa rispondere su Grey's Anatomy. Appena la finisco la ricomincio, da esatto. tipo 5 anni che faccio così. Esatto, che vive praticamente solo con Grey's Anatomy, la vedi? È una bella ragazza ugualmente. Farà pure... medicina. Farà minimo. Mi piacerebbe fare infatti. Medicina. Minimo, fare vedi? Medicina, cioè minimo. Sì, perché lei non farà il cinema, farà medicina. Ma certo, ovvio. Sa tutte le... Io prima ho un dolore al gomito, poi se mi guardi Emma mi fai un piacere. Grazie mille anche ragazze Lussane, grazie a Miriam, grazie. Candura è stata con noi, grazie Miriam.